questa povera bestiola aveva una ferita che al 99% attribuibile a un colpo di un fucile a pallini. Quindi mi sono insomma rattristato e poi l'ho intesa anche come una sorta di spregio. Ha trovato un passerotto morto sulle scale di casa. L'uccello molto probabilmente era stato ucciso a colpi di carabina. Un gesto ignobile che adesso il presidente di un'associazione animalista aretina ha deciso di denunciare. L'Aulus Amici di Calimero da anni si occupa del soccorso e recupero dell'aviofauna selvatica in difficoltà. Al momento ha trovato un suo spazio a Ponticino, nel cuore del paese. Qui vengono passerotti, vengono codirossi, anche qualche tortolina, ma chiaramente in questo piccolo spazio non credo che Dio non ha a nessuno. Evidentemente qualcuno ha. Cioè questa cosa non è gradita. L'episodio è stato già denunciato ai carabinieri forestali. C'è vari reati penali, c'è quello caccia all'interno del centro abitato, poi è una specie protetta, quindi vanno tutelate. E poi vuol dire, insomma, cosa fate male? Un esserino piccolino in quel modo, insomma, mi sembra proprio una cattiveria gratuita. L'associazione a breve presenterà anche un progetto pilota ecocompatibile per lo spostamento e la regolamentazione dei piccioni in città, che diventerà realtà per la prima volta nel comune di Terranuova Bracciolini. Secondo me sarebbe anche un esempio che poi potrebbe essere esportato anche a livello sia nazionale che internazionale.